Hey, ben ritrovati da Andralink 91 in questo nuovo episodio di Yokai Watch Puni Puni, evento Yokai Watch Jam, un altro evento Yokai Watch Jam in collaborazione. Sì, sta per uscire un nuovo gioco di Yokai Watch in Giappone, sarà una specie di gestionale dove si può anche lottare un po' tipo Persona 5, dove passi le giornate girovagando per Shibuya. Qui invece le passi girovagando per il mondo di Yokai Watch, o almeno così dovrebbe essere. Ovviamente i personaggi sono umani, ci sono gli yokai, ma sono trattati in maniera diversa. Comunque, io l'evento ho già iniziato a giocarlo, non è un evento dove bisogna accumulare punti in maniera strana, ma semplicemente vai attraverso la mappa, quando fai i livelli compaiono delle ceste contenenti dei punti, le rompi e ti fai i punti yokai. Nella prima mappa non ci sono stage segreti, quindi passiamo alla seconda, che invece ne ha uno che non ho ancora giocato però. Si apre sconfiggendo il livello 23 con Jiba Jinpei in squadra. Chi è Jiba Jinpei? È il primo yokai che trovate nel primo livello di questo evento. Ve lo faccio anche vedere. Eccolo qui. Andiamo a vedere un po' il primo livello segreto, quindi finite il livello 23 con Jiba Jinpei in squadra. Attenzione, vediamo un po' se è difficile, ma non penso. Ci sono due livelli segreti in questo evento, più uno che si apre sconfiggendo il livello 45. Si apre il livello 46, ecco, vedete? C'è la cesta, voi premeteci tante volte fino a che non si rompe e tac, è fatta. Insomma, piuttosto semplice. Ne possono cadere un massimo di 8, seguendo la linea appunto degli altri eventi con questo motivo. Col motivetto delle sfere, delle ceste che cascano dal cielo. Dovrebbe essere in linea. Ovviamente in questo video farò anche una slottata, o meglio più di una, perché ho anche una Nyambo Coin. Diciamo che la Nyambo Coin dell'evento, dello scorso evento, la sfrutterò oggi. Non ho preso quella al centro che era... Ah, un pugno di dimensione 14, vabbè. Questo qui si chiama Kyubi Ryusuke, non Haku Ryusuke. Sì. Praticamente sarebbe Kyubi forma umana, come Jiba Jinpei e gli altri yokai. Comunque, anche nel secondo stage non c'è altro da fare se non andare avanti, mentre nel terzo stage, che non ho ancora finito, si apre questo livello segreto una volta che avremo sconfitto il livello 45. E dopo il livello 45 si aprirà anche un ulteriore stage segreto. Vediamo un po' chi ci sono in questi stage segreti. Il boss finale. Zavaipa. Quindi la vipera. Ma è tipo Trisalamandra? No, tipo! È Trisalamandra! Solo che qua si chiama The Viper. Va bene. Intrigante. Affrontiamolo. Non dovrebbe essere troppo difficile. È comunque un boss di livello 50. Ma si fa facile, dai. Quanto vorrà essere difficile questa vipera! Facciamo un po' di connessioni intanto, via. Ottimo, ottimo. Appena arrivo in Fever spacco tutto. Mamma mia ragazzi, appena entriamo in Fever Time. Oh, che gli combino a questo. Eccolo qua, allora vai, uno. Vai col secondo boost, baby. E vai col Fire Tornado. Così massimizziamo gli altri due. E vai, bomba. Che disastro ragazzi, mamma mia, quanti punti facciamo? 7? Io dico 8, dai.
Io dico un bel 8. Vediamo un po'. Beh, anzi, potevo fare di più se non premevo a caso per l'ultimo poco di Fever Time che era rimasto. Potevo fare ancora una connessione con Shogun Yanji e arrivare anche a 9. Gli facevo una bella torzata. Dio, chi è questo? Ecco, completa il livello 45 e si apre lo stage segreto. Completiamo lo stage segreto e poi facciamo il livello 46. Aspetta, ma questo è lo stage segreto super difficile? Tipo il terzo? Ah, ed è con tribù ristrette. Contrattacca anche! No, non riesco a farlo allora. No, no. No, niente, non riesco a farlo, raga. Contrattacca anche. È difficile, è difficilotto. Andiamo però invece a fare l'ultimo livello, il 46. Sky Snake. Quindi serpente del cielo. Ok. Forte. Andiamo un po'. Non si possono usare continua. No, senza. Non si possono proprio. Purtroppo queste palle che cascano dal cielo non è che sono molto d'aiuto in un livello come questo. E sì! E che cos'era quello? Dai, ma non è possibile! Anche questo devo saltare? Ma che due palle? Niente, non sono capace, raga. Gli ultimi due livelli... non ci riesco proprio. Per sbloccare invece la moneta Niambo, bisogna completare il primo livello, tutti e tre i boss degli stage, il primo livello segreto che vi ho detto come si apre e fare attacco al punteggio. Mi mancherebbe solo quella. Quindi, oggi finiamo il video con delle slottate, sperando che mi regalino soddisfazioni. Guardala qui, bellina, bellina. Ah, però rossa. Rossa non è sinonimo di pessimo, ma lo squalo già ce l'avevo. L'ho chiamato lo squalo perché in giapponese si chiama lo squalo. Solo per quello. Attenzione, moneta Shadowside. MSS! Con la moneta Shadowside! E questo è proprio MSS di Shadowside. Bene! Ottimo! Facciamoci anche due slottate. No, però potremmo trovare lui, che è un mago, un chierico. Rango ZZ. Sì, infatti adesso escono anche dalle slot. Non capisco perché l'altra volta mi abbiate detto di no, ma... Boh, ok. Oh, facciamo tutta quanta insieme, la facciamo... nulla di fatto, neanche un S, perfetto. 10 e lode. Facciamo anche questa. Ti prego, almeno una. Grande. Boh, più di una. Allora, tutte insieme le apro, anche queste. Oh, due! Due tripla S! Due! Due tripla S e andiamo. Uno è Media Gigas, ok, che è clown. Media Gigas, wow. Accidenti a te, zio. Accidenti a te. Chi è il tripla S invece? Ah, ma Yokai Watch Gem, ma non questo. Oddio, che nome è? Due tripla S. Mangia vita, rango S, ragazzi. Basta. Per oggi mi fermo. Oddio, lo stage segreto numero 2 potrei anche farcela, ma il 46 fa un singolo danno di 1000. Non ha cooldown. Ha pochissimo cooldown e mi sbaraglia in un attimo. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi,
E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!